Stavolta piove davvero, eh? Finora quando abbiamo detto che ha piovuto erano 4 gocce, mentre stavolta piove da stanotte ancora non ha smesso. Allora, qui per settimane nelle moschee hanno pregato perché piovesse e finalmente ha piovuto. E qua per loro l'acqua arriva, c'è l'acquedotto, però ovviamente non è con l'acqua dell'acquedotto che si possono irrigare i campi. Quest'anno la raccolta delle olive è scarsa anche perché ha piovuto ancora meno di quel poco che normalmente piove. E qui quando piove davvero si capisce dalle pozzanghere che ci sono nelle strade non asfaltate e spesso anche in quelle asfaltate. Però d'altra parte si tratta solo di qualche giorno l'anno. Queste sono le immagini del satellite in tempo reale. Gerba è qui, nel Golfo di Gabbès, e questa è una situazione abbastanza anomala. Qui a Gerba piove perché in questo momento da qui la perturbazione, le nuvole arrivano da ovest, qua c'è Gerba. Normalmente, quando le perturbazioni, che sono la gran parte, arrivano da nord-ovest, attraversano tutta la Tunisia, poi entrati qui nel Golfo di Gabbès, come per magia, da un lato le piogge colpiscono la terraferma, dall'altro si allargano e vanno sul mare, cioè come se fosse una non volessero toccare l'isola di Gerba. E qui quando piove sulle strade sterrate ovviamente ci sono problemi a guidare perché si creano pozzanghere, rischia uno di affossarsi, però d'altra parte nessuno compra un 4x4 perché è costretto a usarlo solo qualche giorno l'anno. Ma questo avviene, come vedete, anche sulle strade asfaltate. Guardate anche la temperatura, sono le 10 del mattino e la temperatura esterna qua è di 13 gradi e mezzo. Sentire caldo o freddo è una sensazione soggettiva. Gerbini qua mi hanno spiegato che qui a Gerba c'è caldo sopra i 30 gradi e c'è freddo sotto i 20. Per cui quando qua ci sono 20 gradi, 18 gradi, io cammino normalmente con la maglietta, vengo preso per matto o per nord europeo, cioè, poi io sono siciliano, quindi sono praticamente in Africa. I pescatori sono rimasti quasi tutti a casa, magari non proprio tutti. Qui per esempio sta rientrando uno con la sua barchetta a remi.
qui è il sistema anche per irrigare i campi, anche per avere acqua in casa, ha radici antichissime. Quasi tutte le case di campagna hanno delle cisterne sottoterra con cui raccolgono tutta l'acqua piovana che possono. Qui si vede che queste strade non sono abituate alla pioggia, però d'altra parte, visto che questi eventi meteo sono abbastanza rari qui a Gerba, i comuni con i pochi soldi che hanno fanno altro, cose più urgenti. Insomma, questo è un piccolo anticipo dell'inverno gerbino. Insomma, qua oggi piove, domani probabilmente pure, anche se andrà a passare. Io qua ora sono dentro che, come tutti i gerbini, pure io sento freddo con 15 gradi e sono dentro, c'è il riscaldamento. Queste immagini, ricordatelo, non sono immagini usuali a Gerba. Insomma, se qualcuno di voi viene qua a passare anche un mese, difficilmente troverà la pioggia. Se proprio volete vedere la pioggia, dovete stare qua almeno un anno. Buona giornata!